Ciao a tutti ragazzi, sono Tommy e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Red Nuzlocke. Bisogna andare nella torre. Bisogna andare nella torre, però adesso abbiamo la Spettrosonda. Io mi sono reso conto, tra l'altro, che a Lavandonia non c'è la musica di Lavandonia. Perché? Abbiamo remixato tutto. Sì, esatto, perché il random modifica anche le musiche, prendendole tra l'altro da altri giochi, rendendole 8-bit, quindi è figo. Sì, no, guarda un po' qui. Qui c'è il rivale, sai che me l'ero dimenticato? Io no, assolutamente. Io sì, invece. Quindi rivale. Attenzione, creepypasta di Pokémon. Creepypasta di Pokémon. Perché non ha più Rattata? Perché Rattata si è preso Kyogre intanto. Ok. Allora, è un problema Kyogre. Ma cosa fa? Non fa nulla. Gioca Rogue lui però. Play Rogue. Che è quello sempre di Fata. Che cazzo? Sì, e quindi? Non lo so, lo non sai core. Che con Fata non ho. Ah, Consul è fuoco. Non avevamo detto che non era molto efficace. No. Dagga all. No. Tu non daghi una all. Metti Pius. Ah. Però devo cambiare di nuovo. Sì. Se continua così. Ah. Per quanto vorrà ancora continuare sta pagliacciata. È emozionante. Ragazzi, abbiamo deciso che ha fatto troppo. Quindi curiamo, va bene? Se pensi che sia la soluzione giusta. Penso di sì. Porca merda, però questo fa. Cosa faccio? Cambia. Chi metto? Consul. Ma no, poi fa di nuovo fosso sto scemo. Ma non me ne frega nulla. Vai, fai qualcosa. Metto Machinor. Vai, tutto. Metti. No, Machinor è inutile. Sì, va bene, vai. Però ci vogliono due. Vai. Ecco, lui ci colpirà con fosso. E io carico e intanto lui mi colpisce. Intanto fosso mica ci ammazza. Sì, no? Se fa di nuovo fosso però lo uccido. Dig. Tanto sempre veloce. Toh, ne avrà fatte 25 di fosse. Ma non lo so, poi finiti. Guarda quanto sale. La squadra dei leggendari, vai così. Qui direi di cambiare, non sì, si sa mai. Non possiamo fare nulla. Se vai di Consul che ha il gelo pugno. Avevo queste mosse shaming. Che cazzo facciamo? Come reagiamo? Core. No, però Core ci fa male pure. Machinor per fare. Lui. Ma ci sta distruggendo. Paralyzed. Dai. Rock Blast. Vai. In furia la battaglia. In furia la bufera. Deve vai. Dai. Sottomissione. Come on. Finalmente qualcuno un po' più debole. No, solo Arbim, è successo solo Arbim apposta. Ma siamo paralizzati. Curati. Con cosa che non abbiamo. Qualsiasi cosa. Ma va, non me ne frega un cazzo. Qui c'è Core. No. Sì. No. Ma muore. No. No e no. Solo Arbim. Se muore sarà colpa di Zoom. Tutto colpa di Zoom. Lui fa Bim. Ah, vabbè, ma io non avevo tenuto conto di questa mossa proprio lurida. Oh. Che non ti fa cambiare. Ti fa cambiare poco. Abbiamo scoperto l'altra volta che ti fa cambiare. Fly to the moon. Un gigabyte. E tu gli fai di nuovo fly. Oh, Tauros. Anche un Tauros. Che gli facciamo fly anche a lui. Poisonato. Oh, poisonato. Attenzione, il terrore. Abbiamo 110 PV. Ce la faremo? PV, tanto questa pronuncia. Ce la faremo a scappare? Ma io penso proprio di. C'è la paura. No, bene. Eri ancora in dubbio. Vorrei farti un altro giro, magari. Ok, quindi sono tutti curati. C'è un random time da fare. Non so se ti ricordi. Io aspettavo solo quello. Poi mi è arrivato questo rivale. Che mi sono rimasto così. Allora, ragazzi. Aspetta, un momento. Random time ormai è partito. Attenzione, è rarissimo. Dragonite. Andiamo! Che culo! Voglio vedere come lo catturiamo. Che culo! Stunspore, via. Allora, piano. Sto rivivendo i momenti di platino. Che culo! Dove lì era ancora più tesa perché poteva fuggire. Appunto. Ora, che cazzo gli facciamo? Cosa? Non deve morire. Piano. Shadow Sneak. Piano. Shadow Sneak. Utilizza solo al raggio che toglie un cazzo ai Dragonite. Usiamo proprio quello. Andiamo di mano.
bacino. Al parassiseme! È il mio sogno erotico. È il mio sogno. Oh, guardami in faccia tu. Sì. Se fai occhio, perché vicino a Solarbin c'è teletrasporto. Se tu premi teletrasporto, giubbotte. Jukebox. Cambia Pokémon. Però ormai ci ha messo. È più forte lui, è di noi. Vabbè, se togliamo il parassiseme, continua. No, se cambi mi sembra di no. Chi mettiamo, bro? Consul. Ma c'è Moses Overpower. No, non tu. Porca merda. Cioè, lo usa di nuovo, sta merda. Match Punch. Ma lo killiamo. Ma è lotta. Ma è il 18. Io spero. Spero che resista. Oh. Sì. Critical hit, d'altronde. Quindi in teoria potremmo farne un altro. Assolutamente. No, io. Sì. Sì, ok. Cioè, più quello che si ricarica lui che quanto gli togliamo noi. A questo punto spero in un altro brutto colpo. Sì, esatto, sì, esatto. Sì, ok, si ricarica un pochino. Ora adesso cambia. Ball. No. Ball, fai un cazzo, ball. Idiota. Non vedi che si sta ricaricando come i porci? Ne facciamo ancora uno e poi. Sì, ma intanto la vita si ricarica, diventa più resistente al Delta Ball. Stai buono. Vedi? Ora gli faccio un altro Match Punch. Lo sto pestone. Match Punch. No? Match Punch. Cambia. Te lo devo ancora dire che devi cambiare. Una merda. Avessimo un Pokémon. Ci serve un item, aspetta. Ma cosa fai? Dov'è la Super Potion? Ce l'hai lì, ma cosa stai facendo? Se tanto si ricarica. Allora chi mettiamo? Cambiamo così si toglie il parassiseme? Ma chi mettiamo? Pius. E cosa gli facciamo? Qualcosa? No, non abbiamo niente. Questa è super efficace. Questa non ha effetto. Ed è Shadow Sneak. Non lo so, ma quanto può togliere. Shadow Sneak toglierebbe un cazzo teoricamente. Teoricamente. Non mi fido io. Allora, io farei così. Continuiamo con le Great Ball. Tanto lui userà. Ecco, infatti si ricarica un po'. E poi gli facciamo Shadow Sneak quando lo riterrò opportuno. Tipo ora. Tipo non ancora ora. Sai che poi se finiscono le bolle e noi ce l'abbiamo nel culo. Ma le bolle ne abbiamo ancora un sacco. Adesso possiamo fare Shadow Sneak. I danni, signori danni. Ok, abbiamo appurato che è fattibile. Vabbè, Shadow Sneak, manco fosse iperraggio Shadow Sneak. E qui devi lanciare la bolle. Qui devi lanciarla. Perché? Porca merda, non catturiamo mai nella vita. Mai nell'esistenza. Perché fai solo uno scattino? Fanne due. Allora. Non usciamo più da questa situazione. È così frustrante trovare Pokémon che è difficili da catturare. Difficili da catturare o impossibili Shadow da Sneak. Catturare. Okay. Qui, e però fa di nuovo brutto. Io lo so che fa brutto colpo sta merda. Non lo voglio fare. O li finirai parassiseme. Ma no, perché in realtà non li sta usando. Cioè, ne ho usati tipo solo tre. Sì, ma lo brucia comunque. Sì, ma direi a parassiseme. Sta continuando a usarli. Dovrà 10-15, boh. Minchia, non li finisce. Oh, è Shadow Stick. Ma aveva paura del brutto colpo. E fallo lo stesso. Faccio una ball prima. No, ma non hai idea di qua. Se finiscono. Ora posso fare Shadow Stick in tranquillità. Paradossalmente era meglio farlo prima. Lo faccio. Vai. Ok, un altro. No, che un altro. Brutto colpo viene. Chi l'ha detto che viene brutto colpo? Se viene, pazienza. Pazienza un cazzo. Tanto minchia, per come lo stiamo catturando. Pazienza un cazzo. Vai. Ma intanto si ricarica poi, dai. Rischio. Ok. Ma perché fai solo uno scattino? Cambia. Chi mando? Macino.
E string shot. Cosa colpisce? Solar beam. Solar beam, solo non teleport. Sai che credo che gli faccia troppo male. No. Prima gliel'ha fatti i danni. Ma tanto si ricarica nel... No, adesso non si ricarica. Tu stai proprio buttando le ulte Mega Ball. Sei un lurido mega. Secondo me guarda che gli fa troppo male. No, no. Guarda no. Che gli ha tolto tanto così prima. No, ma va. È pure Lich Seed. Oh. Che cazzo dici? Fa più male lui a noi che viceversa. Ha fatto più di uno scattino in questa. No, no, no e no. Un altro Solar Beam. Sì. Nel tempo che lui si prende i cosi. Ma fa. Già tornato come prima. Minchia, bisognerebbe sedarlo. Addormentarlo serviva. Item. Che cazzo fai adesso? Non abbiamo. Lancia. Ah, vuoi usarla? Che frustrazione. Porca miseria. Sono al beam di nuovo. Stavolta spero non è brutto colpo. Figurati. Quando deve cambia, farlo. Cambia. Core. Ci sta ammazzando tutti. Abbiamo anche Rectus. Rectus che cazzo fa? Rectus, cosa fai? Di che armi disponi? Match punch. Non ti togli poco match punch. Vai. No? Vai. Anche in pratica. Ma possiamo anche. Non puoi. Ovviamente ce l'ammazza, ma chi se ne frega. Vai. Ok. Non ha fatto parassiseme? Ha diminuito l'attacco tanto. Sì, vuol dire che li ha finiti parassiseme. Non meno male. Ora io ho paura dell'attacco che viene brutto colpo. Vai. Dai, è a vita rossa, mica vita rossa paralizzato. Sì. Mano al dizionario. Dov'è? Sì. Dove cazzo mezza è? Parte per catturare driver, ma va bene. È lì dentro. Quella valigetta da manager. Sì, quale valigetta? Cazzo, valigetta da studente di prima elementare. Via. Nome audace e sontuoso. Mamma mia. Perché c'ha Ekans come sprite? Vabbè. Si chiamerà con un nome che non rispecchia in realtà tutta la sua grandezza. Dimmi. Peneus. Ma come Peneus? Che è Peneo, il fiume della Tessaglia. Peneus. E vabbè, il fiume della Tessaglia, ragazzi. Il fiume della Tessaglia, ragazzi, non chiedete di più. Mamma mia, fatemi vedere. Fammi il set vedere. Di sto fenomeno. No, Parassiseme deve rimanere proprio per sempre. Cioè, che potenza. Che Lich mosse Seed. Di merda. Che mai al cuore. Cos'è String Shot? E mille bave. Wow. Cioè, quindi lui ci attacchiamo solo con Stomp praticamente. Sì. Dovresti insegnargli volo. Che volo fa male, comunque. Giusto. Iniziamo già a insegnarglielo. Anche così. Proprio appena catturato. Gli diamo. No. Dov'è? HM2. Peneus. Ma perché non può volare? Notable. Non è vero questa cosa. Prima sì, è così. Come non è? No. No, perché? Poteva volare, no, è vero. E Charizard che non volava. Perché non vola? Cazzo, un drago, vola, ha le ali. Che altro è anche volante. Appunto. Ha le ali. Vola. Poi vola nel car, vola perché sempre. Perché non voli? È risaputo che vola, Dragonite. Che cazzo puoi fare, allora? Se poi, minchia, mi probabilmente so fare surf. Esatto, se fa surf gli tiro una ciabatta, non nuota, lo so. Nuota, ma non vola. Boh, Peneus, tienilo lì. Lo alleneremo. Mamma mia, che cattura, ragazzi. Adesso ci sarà il dubbio, Dragartiglia, chi lo insegneremo? A quello che rimarrà vivo, probabilmente. Esatto. No, devo depositare un po' di strumenti. Prendiamo questo. Sento una musica agghiacciante. Electro. C'erano i Pokémon belli, però. Non club. Sfidiamo un po' questi. Tra l'altro, uno shell. Esatto, sono dei sensitivi, ma
uno scenario di questa, della dinamica di questa scena è che sono tutti posseduti. Sono tutti posseduti. Se ci fai caso fanno versi e dopo che li batti ritornano in sé. Sì, ma cioè ma non cambia nulla perché tanto lottano i Pokémon, quindi non... quello è il legame. Anche esatto, il legame tra l'allenatore e Pokémon. Parlano telepaticamente. Quanto è bello Sidra. Dazzling Gleam, eh? Sì, Sidra è molto figo in questa cosa. Mettiamo... Consul è al 36, non deve stare davanti e tu lo sai. Mettiamo Cork un po' più indietro. Magneton, che non ci avrebbe fatto neanche male in squadra. Sì, sono tutti dei Pokémon. Poi vediamo magari. Beh, una bella torre. Se andando su di piano si trovano un Pokémon più merda oppure... Ah, Regigigas. Fly, Fly. Che cos'è già? Fly come to the moon. Di Regigigas. È normale. Ah, è normale. Sì. Idropompa, tra l'altro, in bar. Rock Tomb. Ok. Oh, diletto di Zumpa, eccolo qui. Ma abbiamo preso la fase evolutiva successiva e tu lo sai. Ma Zumpa Zacchio piace di più Dragonite. Uè. Però è più forte Dragonite. Hey! Ok, qui stiamo trovando strumenti a spalla. Ed allenare Dragonite è una chiavica e tu lo sai. Tanto ci penserò io, come sempre. L'HP applaudiamo a Pius perché è roccioso. Ok. Siamo veramente senza speranza. Un vicolo cieco del genere umano. Ma qui c'è tutti questi passaggi da dove? Non c'è nulla di difficoltoso. È una qui c'è la zona di cura. Sono delle lapidi. C'è sì, la zona di cura. La zona franca. Ah, ecco qui. Non si sa come fai un passo e i tuoi Pokémon proprio rinascono. Sì, perché vedi, se tu dipingi dei quadrati per terra e ci entri, tu ti senti bene proprio quando ci entri. E anche i tuoi Pokémon. Ci cosa copi? Cosa credi di fare? Ci copi? Tra l'altro perché hai usato quella mossa se abbiamo la rock? Hai ragione. No! È vero. Bello che non ci abbiamo proprio pensato. No, infatti, ma mai nella vita. I geni, però... Curiamo solo, va, meno male chiamiamo la zona franca di fianco. Che poi una cosa che mi dà fastidio è che questa ancora funziona bene. Ma mi pare che in verde foglio e rosso fuoco ogni passo nella zona franca ti cura. O cose così. Ah sì? Non, ora cioè fai un passo curato. Mi pare, curato. Potrebbe essere anche una cazzata. Ok, va bene. Coral 35 e ci piace. Oh, Darmanitan. Fly. Bel Pokémon Darmanitan. Tanto non mi ricordo, quando è che cambia forma Darmanitan? Se ha... L'abilità, un'abilità, quindi. Vero? Deve avere, sì. Ha l'abilità prediletta. E io giustamente non ce l'avevo perché. Hai voglia di farlo, Fly, o no? Ma mi sa che ci sta stuprando con qualcosa di strano. Vabbè, tutto finito. Volevo provare se funzionava, invece no. Mettiamo c'è? 35, 34 Machinor. Poi Peneus chiaramente 18, sì. Ma, straordinariamente coerente. Già. Pensa che merda trovarselo però in random, sì, time. Infatti, che schifo. Staryu, Solar Beam. Papoo. Sempre un... Oh, Rock Blast. Papoo. Papoo. Anche qua c'è il pregiudizio. Papoo. Ok. Shenshiryu. Cioè, siamo stati un po' paraculo. E sa biondo. Siamo stati molto paraculo. Il piano più alto... E luogo lo fai in basso. È luogo di Sega. Però tu potevi dire: ma usiamo un repellente e lo facciamo più in alto perché più rari. No, io lo faccio più che altro perché hanno livello più alto di solito nei piani più alti. Quindi ho fatto invece veramente dipende, a caso. In alcuni posti nei piani più alti. Oh. Abbiamo trovato il terzo, l'articolo non l'avevamo ancora trovato. Forse. Sì, grazie al cazzo, ma era di un allenatore. No, l'avevamo trovato già. Rock Blast, sì. No, l'avevamo già trovato. Sì, l'avevamo già trovato. Vabbè. Era per dire. Era per fare un'osservazione. Quanti strumenti stiamo trovando, però? Abbastanza... un altro nugget. Dai. Awakening. Sì, questo l'avevamo già preso prima. Dai, non devi perdere tempo. Non devi perdere tempo. Qui c'è il fantasma, ragazzi. Eh sì. Il fantasma. Anche qui, creepypasta infinite su il fantasma, Marowak, Cuban. Qualcosa qui non va. Marowak. Zapdos. Marowak, Zapdos. Ora sono curioso, se noi lo colpiamo con Rock Blast soffrirà come se fosse uno Zapdos o come se fosse un Marowak? Perché in questo caso
Sei critica ma non toglie niente. E allora è Marowak. Ma è critica. Ah no, è very... Marowak. Allora dobbiamo fargli solo al raggio. Che troiata proprio mai successa. Va bene, ok. Poi ce lo spiegate voi nei commenti. Cose strane, vabbè. Niente, no, direi... qua dobbiamo fare la trafila di Rocket. Yes. Molto veloce. Dai, ma adesso devi poisonarmi. No, cambio. Ice punch che toglie 4. Ice punch. Match punch. Ti punch. Quando cazzo si evolve Consul? Consul, devo evolvere. Che cazzo ti evolvi, Consul? Sei tra i più forti, nonostante non riponessimo. Probabilmente è il più forte. Ma dico, nonostante non riponessimo chissà quali speranze in lui. Steel Wing. All'acciaio. Figo, particolare. Visto che non ha un'altra. Esatto, era quello che stavo per dire. Oh. Fly to the moon. Io direi... Però lui fa signal beam. Sì, ma tu vola. Vola. Se fallisce? Perché dovrebbe? Vabbè, cambia. A 95 di più, io mi fido di vola. Vai Consul. Io mi fido solo di forza e surf in quanto... A me match punch su... No? Nice. Va bene. Perché? No, perché si era alzato l'attacco. Cambia Pokémon. Bravo che sei scemo. Sì. Vabbè, hai volo. Mettiamo Consul sempre. Ice punch. È così facile. È così facile scegliere le mosse per colpire. È così facile, ma sempre questa. Lui match. Ok. Bravo, siamo lui arrivati. Lui non mi sfida, vero? No, Mr. Fool. Però, Clefairy. C'è il Clefairy davanti, che sembra tanto un po' Jigglypuff. Ma in realtà no, Clefairy è Jigglypuff. È fatto un po', in quello sprite intendo, è fatto un po', vabbè. È un po' paffutoso. Ah già, ma ci porta fuori lui. Io stavo dicendo, devo farmi tutta la... Aspetta. E mo ci regala. Aspetta un attimo, che qui c'ho quello avvelenato. Hai detto anche una cosa giusta. No, rischiamo e poi andiamo in giro e sentiamo, avvelenato. Ce lo riscopriamo avvelenato. Ok, Mr. Fuji, grazie per il flauto. E finalmente possiamo togliere Snorlax dalla sua dimora. Voliamo prima ad Azzurropoli. Che sai che non vola mai più. C'è lo sprite dell'uccellino, no? E quindi... Ma ti capisco anche. Cioè, perché dovrebbe volare uno che ha lo sprite di... non lo so, sembra Raidon, sembra. Ma vabbè. Ok, e qui possiamo salvare. E nella prossima parte andremo da Snorlax e proseguiremo per andare a Fuxiapoli. Quindi se la parte vi è piaciuta lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e io vi saluto. Ciao! Ciao!